si potrebbe considerare la Roua come una casa, no? I piani alla base comunque sono molto saldi e quindi si sentono questi 25 anni di partecipazione e anche, potrei dire, ricostruzione di sé come cooperativa, prima come associazione. La Roua si occupa di accoglienza di immigrati e accogliere gli immigrati e soprattutto condividere con loro questo momento in cui siamo insieme, accompagnarli insieme, condividere le difficoltà loro, le nostre. Il nostro ruolo non è quello di parlare alla pancia della gente, che è la cosa più semplice, ma parlare soprattutto al cuore e alla testa dei nostri concittadini. Le persone con cui lavoriamo sono migranti presenti sul territorio bergamasco, sono sia maschi che donne, a volte anche con figli. E negli anni diciamo che l'utenza si è anche un po' diversificata, perché anche italiani in situazione di fragilità, di vulnerabilità, hanno trovato un sostegno da parte della cooperativa. La Roua è là per chi ha delle difficoltà. Questa è una cosa che è stata molto importante per me. Era la Roua ieri e ancora la Roua di oggi. Per noi è stato indispensabile poter collaborare con le istituzioni, in particolare l'amministrazione pubblica di Bergamo e città in particolare, e soprattutto con la diocesi di Bergamo. Penso che continuerà ad ampliarsi, ad aprire nuovi servizi e nuove aree per riuscire a rispondere alle necessità. Oggi in Roua vi lavorano circa 260 persone e sono anche orgoglioso di dire che più della metà di queste persone sono giovani. Mi piace molto il mio lavoro perché mi permette di lavorare a contatto con le persone e oltretutto trovo che ci sia un valore aggiunto, che sia quello della interculturalità, cioè della possibilità di uno scambio culturale. Ecco, soprattutto l'incontro fra le persone. Quando due persone si incontrano e si guardano negli occhi, cambia completamente. Al nostro interno c'è comunque un buon clima di lavoro e questo credo che sia importante per poter lavorare bene tra noi colleghi, ma anche lavorare bene per qualcuno e quindi per i nostri ospiti che accogliamo. Quello per i 25 anni della cooperativa è stato un vero e proprio compleanno con tanto di torta e taglio della torta, al quale hanno partecipato non soltanto chi fa parte della realtà della cooperativa, ma anche tutto il territorio bergamasco. Il futuro? Restituire tutto quello che mi ha dato la Roua, chi mi ha dato tutto senza chiedere nulla, lo vorrei restituire per essere onesta nella mia vita. Oggi, a differenza di 25 anni fa, c'è sicuramente, non possiamo negarcelo, molta più paura da parte dei bergamaschi nell'accogliere. Ma è anche vero che c'è molta più consapevolezza che la migrazione ormai farà parte sempre più della nostra storia.